Siena, buongiorno Radio Siena TV, buongiorno a tutti voi, ben ritrovati in questo lunedì 23 di novembre. Io sono Giulia Maestrini, sono tornata al mio posto, ringrazio Teresa Scarcella che mi ha sostituito un paio di giorni la settimana scorsa e eccoci qua, siamo di nuovo in diretta con Buongiorno Siena in un'altra settimana che ci porterà a una nuova decisione. Per la fine della settimana è atteso un nuovo DPCM che sancirà le regole che dovremo rispettare in questo dicembre, in queste feste che si avvicinano e che sono ormai davvero il primo tema di discussione a livello nazionale. Bisognerà capire come ci si comporterà. Qualcuno spinge per riaprire le scuole addirittura il 4 di dicembre, anche se sembra un'ipotesi lontana, sembra molto più probabile che soprattutto ragazzi delle superiori torneranno a scuola ormai dopo le vacanze di Natale. Si è aperto anche il dibattito sugli impianti sciistici, che invece potrebbero aprire almeno nelle regioni in zona gialla e arancione. Ancora è tutto da capire. Oggi intanto un nuovo incontro della conferenza Stato-Regioni in Calabria, questa volta regione martoriata dalla mala sanità, dall'emergenza, dalla politica che non riesce a trovarle un commissario e anche dal maltempo con le alluvioni delle ore scorse, e quindi la presenza in Calabria è proprio significativa da questo punto di vista. Intanto andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie che ci arrivano dai giornali nazionali, partendo dal Corriere della Sera, che parla proprio di questo tema delle feste di dicembre. Il titolo di apertura è: feste senza neve e veglioni, la stretta di Conte, le vacanze non saranno l'anticamera della terza ondata. Passa la linea del rigore, limiti alle settimane bianche anche nelle zone gialle, restrizioni ai ristoranti. La linea del rigore, insomma, sono giorni che il governo chiede appunto un Natale sobrio, un Natale senza grandi festeggiamenti, senza veglioni, senza abbracci, ma potrebbero riaprire presto i negozi per spingere i consumi. Sulla Repubblica invece l'apertura, sempre sul tema Covid, ma è dedicata in realtà a un'intervista che la Repubblica fa con il sindaco di Milano, Beppe Sala, e il titolo è proprio su questo virus: l'allarme di Sala, sanità lombarda da rifare. Intervista al sindaco di Milano: troppe carenze, a rivedere il rapporto con i privati e l'assistenza ai cittadini. E poi ancora scuola: la pressing per iniziare a riaprire da dicembre, mentre l'OMS avverte: se abbassate i divieti arriverà la terza ondata. Ieri c'è stato un monito molto duro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a tutta l'Europa, in realtà, dove che ha detto sostanzialmente appunto: se allentate le misure arriverà una terza ondata con l'inizio del 2021. E poi ancora su Palazzo Chigi: niente vacanze sulla neve o ci sarà il bis dell'estate. Diciamo che c'è grande preoccupazione per questa stagione invernale sciistica, che potrebbe appunto ripetere gli assembramenti visti durante l'estate, che insomma, come abbiamo visto, poi non hanno giovato. La Stampa invece apre sul decreto ristori, il nuovo decreto ristori, sulla manovra economica. Bonus da 20 miliardi per gli autonomi, questo è il titolo di apertura. A gennaio alto i ristori a fondo perduto. Intervista a Orlando, dialogo con Berlusconi, non con la destra. Sapete che nei giorni scorsi c'è stata questa tempesta all'interno dell'opposizione, con appunto Silvio Berlusconi pronto al dialogo con il governo, mentre Matteo Salvini e Giorgia Meloni continuano a restare sulle barricate. E poi ancora scende il numero delle vittime, a Natale si prepara un blocco dei veglioni e delle vacanze sulla neve, questo appunto il tema della Stampa. Invece alcune altre notizie extra Covid che vi vorrei segnalare. Allora, sul Corriere un'inchiesta di Giovanni Bianconi e Guido Olimpio, che insieme hanno ricostruito i passaggi in Italia di Brahim, che è il terrorista tunisino artefice della strage di Nizza, dove ha coltellato, vi ricorderete, 3 persone di fronte alla cattedrale. E bene, le tappe in Italia di Brahim prima del terrore a Nizza sono la ricostruzione sulla
classe Palermo, Roma, Genova, quelle 48 ore, poi l'attacco, appunto, la ricostruzione del viaggio di questo tunisino sbarcato a Lampedusa e poi che ha risalito il paese. Nella foto a centro pagina c'è una telecamera, il video di una telecamera di sorveglianza che lo ritrae alla stazione Termini di Roma. Sempre sul Corriere invece un bel reportage, più che un reportage di Gian Antonio Stella, che ricostruisce il terremoto dell'Irpinia 40 anni fa, il 23 di novembre del 1980, un terremoto che sconvolse il centro Italia e che, di cui ancora oggi si vedono purtroppo le conseguenze. La terra uccise e il paese tutto si scoprì indifeso, questo è il titolo del racconto di Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera. Ancora invece sulla Repubblica esce un'anteprima, diciamo un'anticipazione del nuovo libro di Papa Francesco, che sarà pubblicato in contemporanea mondiale il 1° di dicembre. Il titolo che dà Repubblica è "Il Papa so cosa prova chi lotta per respirare". Il pontefice racconta la sua malattia: quando aveva 21 anni fu colpito da una malattia ai polmoni molto simile al Covid, dice, ne uscì migliore dopo tutto questo riflettere, e purtroppo noi non so se ne usciremo migliori come il Papa, però questo è un altro discorso. Anteprima appunto di Repubblica per questo libro che esce in contemporanea mondiale il 1° di dicembre, edito in Italia da PM. Infine l'ultima segnalazione ve la faccio dalla Stampa e è un commento di Michela Murgia che troviamo di spalla. Il titolo è "Se il carnefice di una donna parla alla RAI". Riferimento è a Franca Leosini e alle sue trasmissioni, che avrebbe dovuto intervistare Luca Varani, che è l'uomo che aggredì con l'acido Lucia Annibali, oggi avvocata e oggi deputata del PD, ricorderete, sfregiandola al volto in modo permanente. Beh, quest'uomo doveva essere intervistato da Franca Leosini sulla RAI, c'è stata una levata di scudi, e scrive la Michela Murgia che appunto se è offensivo l'atto di intervistare in uno studio o su un giornale il carnefice di una donna, questo è vero sempre, non solo nell'inopportuna vicinanza del 25 di novembre, che dopodomani ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e ad eccezione del tribunale, scrive la Murgia, nella narrazione di nessun altro reato si lascia al criminale la possibilità di esprimere il suo punto di vista pubblicamente. Francamente un commento che mi sento, ahimè, di condividere. Queste sono le principali notizie dai giornali nazionali, una bella carrellata di temi oggi. Noi ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità e poi torniamo con gli affari di casa nostra. Buongiorno Siena, bentornati in diretta in questo lunedì 23 di novembre. Mi sono intrigata con le cuffie, si vede che insomma qui basta mancare un giorno e si perde subito il ritmo della diretta. Dicevamo, lunedì 23 di novembre è un po' il giorno in cui cambia un'era per l'ospedale delle Scotte. È concluso l'incarico di Walter Giovannini, il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria, che ha chiuso il suo mandato durato oltre 3 anni stanotte a mezzanotte, e quindi non abbiamo un direttore generale all'ospedale, o meglio c'è in pectore il nome di Barretta, Antonio Davide Barretta, che è un dirigente della regione e che deve però passare ancora in consiglio regionale, deve essere diciamo ufficializzato, anche se il suo nome sembra ormai definito. Di fatto però lui ha un incarico che scade il 31 di dicembre, quindi se anche sarà definito il suo incarico oggi, credo dovremo aspettare il 1° di gennaio per vederlo in carica alle Scotte, e quindi nel frattempo prende una direzione ad interim il direttore amministrativo Silvia Mancini, insieme, mentre rimane appunto il direttore sanitario Roberto Cusino, che abbiamo sentito spesso anche nelle scorse settimane. C'è
un'intervista sul Corriere di Siena oggi a Giovannini, che saluta, diciamo, la città dopo questo suo lungo incarico. Dice: vado via fiero dalle scotte, ho accettato e vinto tante sfide dalle liste di attesa a questa emergenza Covid. Nei giorni scorsi Giovannini, insomma, ha parlato spesso, ha dato tante volte il suo bilancio di questi 3 anni, anche ieri anche una lettera a tutto il personale: grazie a voi dipendenti si sono realizzati i sogni, non ci siamo chiesti quanto dare ma cosa e come dare. Queste le parole con cui appunto Giovannini ha salutato i dipendenti delle scotte, un passaggio della sua intervista in cui parla dei risultati raggiunti in questi 3 anni. Dice: i tempi di attesa per una visita di primo accesso sono appena di una settimana, siamo riusciti a raggiungere questo risultato anche nel 2020, in un anno nel quale il lavoro è stato praticamente doppio vista la pandemia in atto. E se nella prima fase della pandemia non è stato possibile effettuare tutte le visite ospedaliere, abbiamo poi recuperato con grandissima rapidità e da settembre i tempi per le visite di primo accesso sono tornati ad essere straordinari. Questo soltanto un passaggio dell'intervista a Giovannini, appunto da oggi in carica il direttore amministrativo Silvia Mancini. E certo mi verrebbe da dire, insomma, un po' curioso che questa nomina manchi. La regione ormai fatta da 2 mesi, si sapeva che Giovannini sarebbe scaduto e che non era prorogabile, in quanto già prorogato una volta, lui ha raggiunto i limiti di età, quindi di fatto va in pensione. E certo che, insomma, le scotte rimanga un mese più senza un direttore generale, per quanto con i direttori sanitari e amministrativo in carica, insomma, fa quantomeno riflettere visto anche il periodo storico. E proprio di regione invece vorrei parlare ancora, perché venerdì c'è stata a Siena la prima visita ufficiale per Antonio Mazzeo, che è il neo presidente del Consiglio regionale. Ha incontrato il presidente della provincia, poi il sindaco De Mossi. Il confronto è stato incentrato su un'apertura di dialogo duraturo con il primo cittadino De Mossi, appunto, che ha chiesto anche un'interlocuzione istituzionale su trasporti, MPS e scienze della vita. Sentiamo il servizio sulla visita in città di Antonio Mazzeo. Precedenza al ruolo istituzionale. Si reggerà su questo equilibrio il rapporto di collaborazione tra Consiglio regionale e Comune. Le posizioni politiche sono ben distanti, ma come hanno ribadito il Presidente dell'Assemblea Toscana, Antonio Mazzeo, in visita a Siena, e il Sindaco Luigi De Mossi, questo è il momento di fare squadra e qui siamo a rappresentare le istituzioni. Il patto, definito proficuo da entrambi, sarà basato su 3 assi prioritari per la città. I trasporti, con una rete infrastrutturale che continua a essere un freno a mano per il tessuto economico, Monte dei Paschi, dove c'è già la sponda con il governatore Giani, e le scienze della vita. Il Consiglio, in questo contesto, avrà un ruolo di interlocutore, così come l'avrà per tutto il territorio, dato che Mazzeo, in prima battuta, ha incontrato il presidente della provincia, Silvio Franceschelli, per poi chiudere il tour con una visita a TLS. L'obiettivo è quello di rendere il palazzo del Consiglio regionale un luogo aperto, un luogo di confronto e dialogo continuo. Io nel mio impegno avrò sempre quello di ascoltare le amministrazioni locali. È un tempo in cui le amministrazioni devono fare squadra, non andare in contrapposizione. Questo vale nei rapporti tra governo e regione, ma vale anche tra regione e comune. Diceva il sindaco, e lo condivido, abbiamo anche differenze politiche evidenti, ma oggi è il tempo di stare vicino ai cittadini, tutti insieme, di dare risposte sull'emergenza sanitaria, di mettere in campo tutte le azioni che servono per la ripartenza. Vedere questa splendida piazza, uno dei luoghi più belli della Toscana, vuota, deserta, tocca il cuore. È stato un incontro cordiale, molto, molto colloquiale, per così dire, perché tra istituzioni c'è sempre un dialogo netto, preciso e senza asperità. Ovviamente poi ognuno ha i suoi compiti, i suoi ruoli, le sue funzioni, senza per questo che tutte le volte si debba necessariamente essere uniformi nel proprio pensiero. Abbiamo parlato di trasporti, abbiamo parlato di scienze della vita, abbiamo parlato anche di Monte dei Paschi, ovviamente in maniera discorsiva ma assolutamente puntuale. E
di Monte dei Paschi ha parlato il sindaco anche con il governatore Eugenio Giani, che nei giorni scorsi è stato in visita a Badesse, un'azienda dove potrebbero passare la campagna di vaccinazione anti-Covid, perché la KV che produce congelatori e quindi potrebbe metterli proprio a disposizione per conservare i vaccini della lotta anti-Covid. Al termine di quell'incontro Giani ha confermato questo colloquio con il sindaco, un colloquio telefonico, doveva essere un pranzo che poi chiaramente non si è tenuto, e insomma le istituzioni stanno facendo sponda soprattutto sulla questione appunto Monte dei Paschi, che come sappiamo bene sta avendo un'accelerazione in legge di bilancio. C'è una norma che potrebbe regalare fra virgolette uno sgravio fiscale a chi sposerà il monte. Sicuramente sono le settimane in cui bisognerà stringere un pochino la soluzione sulla banca. E noi ci fermiamo ancora un attimo, andiamo in pubblicità e poi rientriamo e facciamo il punto anche sulla provincia. Buongiorno Siena, bentornati in diretta. Come sempre il lunedì facciamo un giro nella nostra provincia e andiamo adesso in Val d'Elsa, dove c'è per noi come sempre Filippo Tecce. Bene, buongiorno e ben ritrovati. Migliora progressivamente, gradualmente, il quadro complessivo generale in Val d'Elsa della diffusione del Covid-19. Sta migliorando soprattutto la situazione a Poggiomonsi, dove il ritmo dei nuovi guariti sta di fatto superando il ritmo dei nuovi contagiati, dei nuovi casi positivi al Covid-19. Frutto e segno soprattutto che le ultime misure restrittive stanno dando i suoi effetti, e in questo senso la Val d'Elsa ne è una buona testimonianza. Dobbiamo proseguire su questa strada, dice infatti il sindaco di Poggiomonsi David Bussalli, che continua a chiedere ai suoi cittadini serietà, responsabilità, rigore nel rispettare appunto tutte quelle precauzioni e tutte quelle regole che conosciamo bene, proprio per evitare il diffondersi del Covid-19. Dunque ottime indicazioni che arrivano da Poggiomonsi. Non è propriamente così a Colle di Val d'Elsa, che in questo caso, in questo senso, fa un po' storia a sé, fa un po' caso a parte, considerando anche i recenti dati della Val d'Elsa nel suo complesso. In questo momento a Colle di Val d'Elsa ci sono oltre 130 casi positivi accertati al Covid-19, è il picco massimo da quando è scoppiata la pandemia. Sono ovviamente numeri che preoccupano il sindaco di Colle di Val d'Elsa, Alessandro Donati. Ci sono dei dati anche a breve termine che preoccupano il sindaco. Basti pensare che nella seconda parte della passata settimana, giovedì e venerdì, dunque per due giorni, Colle di Val d'Elsa è stato il secondo comune della provincia di Siena per numero di nuovi casi positivi al Covid-19, mentre nella giornata di sabato di fatto Colle di Val d'Elsa ha avuto lo stesso numero di positivi di Siena. C'è ovviamente però una evidente differenza, no, per numero di abitanti tra Colle di Val d'Elsa e Siena. Ecco, questi sono numeri che preoccupano il sindaco di Colle di Val d'Elsa, Alessandro Donati, che nella scorsa settimana, tra le altre cose, ha varato una ordinanza che va a normare proprio l'ingresso dei cittadini, delle persone all'interno dei cimiteri nel territorio comunale, cimiteri che resteranno chiusi nei giorni di lunedì, giovedì e anche di domenica. Questo proprio per cercare di scongiurare, di evitare anche che si possano creare degli assembramenti in queste particolari situazioni. Chiudo velocemente con San Gimignano. Perché? Perché se da una parte c'è una crisi di natura sanitaria, c'è una pandemia in atto e lo sappiamo bene, dall'altra ci sono ovviamente anche le difficoltà e le necessità del mondo del lavoro, del mondo dell'economia, di tutti quegli esercenti, commercianti ed artigiani, soprattutto dei comuni turistici che sono stati particolarmente colpiti dalla crisi causata dal Covid-19. Ecco, in questo senso c'è una notizia positiva e c'è anche una speranza, un auspicio. La notizia positiva è che sono state sbloccate le risorse a fondo perduto del decreto legge di agosto, risorse a fondo perduto per gli esercenti, dei commercianti, dei centri storici, dei comuni turistici, capoluogo di provincia oppure città metropolitane. In Toscana queste risorse vanno agli esercenti, dei commercianti, dei centri storici di Siena, Firenze, Pisa e Lucca. Sta di fatto però che sono
sono tagliati fuori da questa ripartizione delle risorse tutti i piccoli e medi comuni turistici, tutti i piccoli e medi comuni a vocazione turistica, tipo, non lo so, Chiusi, San Gimignano, Montalcino. Questi non rientrano in questa ripartizione di risorse per quel che riguarda, appunto, per quel che è scritto nell'articolo 59 del decreto legge di agosto. Ha fatto sentire la propria voce il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci, presenteranno degli emendamenti il PD, Italia Viva ed anche il PSI con il senatore Riccardo Nencini, proprio per cercare di estendere queste risorse, allargare, no, queste risorse a fondo perduto anche agli esercenti di commercianti dei piccoli comuni turistici, che ovviamente sono stati duramente colpiti dalla pandemia di Covid-19. Grazie a Filippo Tecce dalla Val d'Elsa, sempre importante il suo riepilogo di quella zona che insomma è così importante per la nostra provincia. E sempre parlando di provincia, c'è un altro numero che ci fa preoccupare, fra virgolette, che è riportato oggi dai giornali locali, è quello del vaccino anti-influenzale, perché mancano ancora parecchie dosi e l'ASL fa sapere che insomma sono stati distribuite dalle farmacie del territorio tutte le dosi di vaccino per i medici di famiglia e i pediatri. Ne sono state distribuite 262.300 e altre 21.000 di vaccino trivalente saranno distribuite nell'ultima settimana di novembre, cioè di fatto questa che inizia, e in parte destinate per completare la copertura vaccinale per tutti gli ospiti delle RSA. Quindi in totale sono state distribuite circa 283.000 dosi, ma sono solo l'87% del totale, cioè delle 325.000 dosi che dovevano essere destinate alla ASL Toscana Sud-Est. Di fatto ne mancano circa 40.000 per la Toscana Sud-Est, di cui 15.000 nella provincia senese. Questo è un tema che non riguarda solo noi, ma che è emerso con forza nei giorni scorsi anche a livello regionale, perché quest'anno chiaramente è stata chiamata questa campagna vaccinale anche più intensa degli anni scorsi, chiamando alla vaccinazione anche categorie normalmente non ritenute a rischio, perché chiaramente aiuta a identificare i sintomi eccetera, ma chiaramente mancano le dosi di vaccino e quindi sarà impossibile probabilmente che tutta la popolazione riesca a vaccinarsi contro l'influenza. E fra l'altro questo è un tema che anche a livello nazionale ha tirato fuori la virologa Ilaria Capua ieri sui giornali nazionali, mi pare con un bel intervento sul Corriere della Sera, che dice proprio che anche qualora il vaccino per il Covid sarà pronto e sarà disponibile, ci sarà da mettere in atto una campagna di vaccinazione di massa che da un punto di vista anche organizzativo e logistico è un qualcosa di mai sperimentato prima nel nostro paese, e quindi insomma bisognerà capire bene come organizzarla. E a tal proposito un piccolo assaggio ce l'ha dato il Trentino Alto Adige, che ieri ha ultimato uno screening di massa portato avanti sulla popolazione su base volontaria, ma alla quale hanno risposto tantissimi cittadini, oltre il 70% della popolazione, che è andata a fare volontariamente i test rapidi per fare appunto questo screening di massa. Di fatto sono stati isolati circa l'1% della popolazione, sono 3.000 più o meno i positivi asintomatici che sono stati individuati e messi in quarantena in questa grande operazione voluta appunto dal Trentino Alto Adige, proprio per cercare di fermare il contagio, e questa è stata un'anteprima piuttosto interessante da capire. A questo punto invece c'è un altro tema che riguarda, sempre legato alla pandemia, alle difficoltà che mettono in crisi economica molti, ma anche burocratica, di logistica. Nei giorni scorsi la nostra redazione ha fatto un viaggio alla stazione dei treni, dove persone di origine di stazione diversa, accomunati però dalla paura e dai rischi legati al virus e alla solitudine, dormono di fatto all'interno dell'edificio di vetro che unisce la stazione al centro commerciale. E rivediamolo questo servizio che è andato in onda nel TG di Sera TV. Sono le 21:15 di giovedì sera, questa è la stazione Visiene. Sono circa una decina, a volte anche di più, e dormono all'interno della struttura in vetro dove c'è l'ascensore che collega Piazzale Rosselli al sottopasso. Ma non solo, qualcuno trova riparo all'interno della risalita in Viale Cavour.
stiamo facendo la risalita che dalla stazione porta in via Cavour. Quando arriviamo sono già stesi per terra, sembrano dormire, ma cerchiamo di attirare la loro attenzione. Uno ci viene incontro, ci presentiamo e chiediamo di poterli fare qualche domanda. Così entriamo e a quel punto si svegliano tutti. Alla nostra vista uno si allontana e il motivo ce lo dirà dopo qualche minuto. È a Siena da tempo e ha perso il lavoro a causa del Covid, ha paura di essere ripreso, teme di perdere la possibilità di lavorare se riconosciuto. Sono quasi tutti senza mascherina, tra di loro c'è un uomo di 60 anni, italiano, è residente a Siena, è in pensione e dorme alla stazione da circa 3 mesi, ci dice. Tutti gli altri sono richiedenti asilo, arrivano dal Pakistan, qualcuno è a Siena da un mese, altri da una ventina di giorni. Because you have some problem with documents or we Parlando con loro capiamo che non hanno soldi, vestiti, mascherine, non sanno dove dormire, ma soprattutto non sanno dove potersi lavare. Dicono di avere problemi di allergia, mostrandoci quelle che a prima vista sembrano essere eruzioni cutanee. Per il cibo invece si rivolgono alla Caritas. Ecco, nella parte per chi ci segue in radio e non in TV e non ha potuto vedere i sottotitoli di questa parte in cui i nostri cronisti hanno parlato con queste persone, dice che hanno bisogno di vestiti, di medicine, che per il cibo si rivolgono alla Caritas, che sono andati spesso in questura per richiedere i documenti. Insomma, hanno raccontato un po' le loro storie, storie che sicuramente fanno riflettere e per le quali siamo andati a chiedere all'assessora al sociale Francesca Apolloni, ma anche alla questura, di fare chiarezza e luce su questo fenomeno. Sentiamo il proseguimento del servizio. L'amministrazione da sé sola non può fare fronte a questo tipo di fenomeno. Il problema c'è e si vede. Una quindicina di persone, molte delle quali irregolari, che dormono a ridosso della stazione, non possono non essere un campanello d'allarme per l'amministrazione comunale, soprattutto per quanto riguarda il decoro urbano e l'ambito sociale. Ne è consapevole Francesca Apolloni, che ha assicurato un monitoraggio della situazione. L'assessore ai servizi sociali ha parlato di una novità per Siena, che solitamente, coinvolta da flussi migratori minori, si è trovata presa in contropiede da questa anomalia, dove peraltro mancano gli standard minimi di sicurezza igienica. L'Apolloni però ha chiamato in causa anche altre istituzioni cittadine, come la Caritas, che sta già comunque aiutando alcuni di loro, e le forze dell'ordine, che possono provvedere a capire l'origine di tale presenze e predisporre misure di contenimento. È un problema anche di decoro urbano per una città come Siena, che di fronte a questo fenomeno non si è, l'amministrazione non si tira, come ho già detto in precedenza, indietro rispetto al supporto a questo tipo di fenomeno, che confesso ci trova un po' impreparati perché non rientra nella storia di questa città. Dalla questura fanno sapere che Siena è coinvolta da un'ondata migratoria come non se ne vedono in Toscana. Fino ad ora si sono presentati senza preavviso all'ufficio stranieri oltre 200 richiedenti asilo, per lo più di origine pakistana, e sono state accolte in apposite strutture. I posti a disposizione però sono esauriti ed è quindi difficile al momento evadere altre richieste. L'emergenza ha spinto gli agenti a fare luce su questo flusso straordinario, che potrebbe essere generato anche da un passaparola. Ecco qua, questo è il servizio di venerdì che ho voluto riproporre perché ritengo un tema importante a cui forse davvero non siamo abituati e che non può che peggiorare, anche perché le temperature si fanno più rigide. Questo weekend è arrivata questa sferzata di inverno che insomma ormai è davvero alle porte, con temperature che potrebbero scendere nella notte anche sotto lo zero, e quindi chiaramente
Insomma, è un tema di emergenza, non è un tema di decoro urbano, è un tema di umanità, di welfare, di diritti e di persone che non possono essere lasciate, insomma, per strada al freddo, secondo me. Freddo che nella nostra provincia è arrivato, ebbene, e lo vediamo a Lamiata, per esempio, dove c'è la neve in vetta, come vediamo dai giornali locali, temperature anche a 6 gradi sotto zero, con diverse località del monte che sono andate sotto zero. Emergenza rossa frena le attività, nonostante appunto la neve abbia richiamato anche tanti visitatori e appassionati. Ci fermiamo ancora un attimo, andiamo in pubblicità, poi torniamo, cambiamo tema, argomento e accogliamo il rettore dell'Università Francesco Frati che ci parla di Bright, la notte dei ricercatori. Buongiorno Siena, bentornati in diretta, lunedì 23 di novembre. Come detto, cambiamo pagina. Il lunedì è un po' il momento in cui accogliamo degli ospiti con cui ci piace fare delle conversazioni un po' più articolate, e oggi torna a trovarci il rettore dell'Università di Siena, Francesco Frati. Buongiorno rettore. Buongiorno, buongiorno Giulia, buongiorno a tutti. Ben ritrovato oggi, diciamo, in una veste diversa, cioè sempre dal rettore, ma non per parlare dell'andamento dell'università come abbiamo fatto a inizio stagione, ma per un tema specifico, perché questa è la settimana di Bright, la notte dei ricercatori, che doveva tenersi a settembre come ogni anno, era stata rimandata di un paio di mesi con la speranza di farla in presenza, ma chiaramente anche adesso non si può fare, e quindi è diventata una maratona online, diciamo, che partirà fra venerdì e sabato, giusto? Sì, intanto grazie per la domanda, non mi dispiace affatto essere qua a partecipare alla tua trasmissione, a parlare di ricerca e soprattutto a parlare di divulgazione della ricerca. Bright, come tutti sanno, infatti è l'appuntamento ormai divenuto consueto anche per Siena, in cui i ricercatori e le ricercatrici si mettono a disposizione della città, dei cittadini, dei ragazzi, dei bambini, ma anche degli adulti, per raccontare loro la loro esperienza dentro i laboratori, dentro le biblioteche, nelle missioni all'estero, nei campi, negli scavi archeologici, e in tutte quelle fasi in cui la competenza, la conoscenza e soprattutto l'entusiasmo dei ricercatori e delle ricercatrici fa andare avanti progetti di ricerca fondamentali. Intanto, mentre il rettore parla, per chi ci segue in TV, vediamo alcune immagini dell'edizione dell'anno scorso, insomma, con appunto i ricercatori che incontrano i bambini, le famiglie fanno toccare con mano proprio la ricerca. Esatto, sono immagini che ci lasciano un po' di magone addosso, perché purtroppo non potremo alla fine di questa settimana ripetere quell'esperienza in presenza, e devo dire nella notte dei ricercatori, come in molte altre nostre iniziative, la presenza era un ingrediente fondamentale, e quindi questo ovviamente ci lascia un po' di delusione addosso, ma passata la delusione voglio sottolineare il fatto che le ricercatrici e i ricercatori dell'Università di Siena hanno deciso di non interrompere questo filo, di non interrompere questa consuetudine con la città, e quindi di fare di tutto per continuare a mantenere aperto questo canale di comunicazione attraverso gli strumenti che ormai ci sono diventati familiari, cioè gli strumenti della rete, gli strumenti dei collegamenti digitali, i canali YouTube, le pagine Facebook, i social e quant'altro. E il nostro programma si è trasferito appunto sulla rete, si è trasferito in modalità digitale, continuando però ad offrire spunti di riflessione a tutti coloro che vorranno dialogare ancorché telematicamente con i nostri ricercatori. Quindi pomeriggio del 27 di novembre, che è venerdì, e mattina del 28 di novembre, sabato, sarà organizzata in diretta sui canali istituzionali Facebook e YouTube dell'Università di Siena una maratona della ricerca, con momenti di confronto tra ricercatori e docenti, in particolare anche proprio sui temi che oggi ci sono più cari e più vicini, cioè l'emergenza sanitaria, la ricerca
ricerca scientifica sulla sanità e questo tipo di temi. Una maratona che va anche su un sito che è bright-night.it, che raccoglie, diciamo, la notte di Bright, che in Toscana, ricordiamo, non è solo Università di Siena, ma è anche Università per Stranieri, e poi a Pisa, Firenze, insomma tutti gli atenei che scendono in città, non lo fanno fisicamente questa volta, ma lo fanno in questo modo. Allora, una prima domanda è: quanto è difficile, perché raccontare la ricerca è sempre difficile, come abbiamo detto, no? E quindi queste occasioni di confronto e di incontro fisico servono anche per portare i ricercatori nel mondo reale e farli vedere che non sono questi esseri strani chiusi nei laboratori, ma per far capire cosa fanno. Riportarlo online riaumenta questa distanza in qualche modo? Beh, per certi aspetti è inevitabile. Chiaramente, come dicevo all'inizio, l'interazione diretta è da privilegiare, però non potendo realizzare questa interazione diretta, abbiamo comunque deciso di metterci in mostra, no? di far vedere, di parlare con i cittadini, proprio perché non vogliamo interrompere questo filo. Vorrei sottolineare una cosa che tu dicevi prima, il fatto che l'esperienza Bright ormai non è più un'esperienza legata soltanto alla nostra città, ma è un'esperienza di collaborazione prima di tutto in città con l'Università per Stranieri e con molte altre partner, a cominciare dall'amministrazione comunale, per continuare con molte altre associazioni, accademie, istituzioni che sempre desiderano essere nostri partner. E poi a livello regionale, in Toscana, non soltanto con le tre città universitarie, Siena, Firenze e Pisa, ma anche con molte altre sedi. Noi abbiamo ad esempio Arezzo, abbiamo Grosseto, abbiamo San Giovanni Valdarno, e le altre città hanno altri poli esterni che rendono Bright Night veramente la festa di tutta la Toscana. Questo, devo dire, è un altro valore aggiunto. Con riferimento al programma, invece, vorrei sottolineare appunto il focus sui 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile, che di cui ci siamo forse un po' dimenticati in questi 10 mesi assurdi di pandemia mondiale, ma che dobbiamo cominciare a riprendere presto, perché non appena l'emergenza sanitaria sarà finita dovremo subito ricominciare a parlare di sviluppo sostenibile, perché sono argomenti troppo importanti per il nostro futuro per essere dimenticati. Tu mi hai fatto una domanda riguardo alla difficoltà di stabilire questo contatto tra il ricercatore, che spesso usa temi, parole ed argomenti molto specialistici, e i cittadini, che invece hanno bisogno di messaggi semplici e comprensibili. È un lavoro che non è facile, però è un lavoro che i nostri ricercatori anno dopo anno stanno cominciando a fare sempre meglio, non soltanto quelli dell'Università di Siena. È un cambiamento globale. Tutti noi ci siamo resi conto che è fondamentale far capire a tutti perché i risultati delle nostre ricerche sono così importanti, perché sono quelli che migliorano la qualità della vita di tutti, a tutti i livelli, sia che si parli di sanità, sia che si parli di economia, sia che si parli di politica, sia che si parli di ingegneria. Ed ho sicuramente dimenticato molte discipline, non me ne vorranno i miei colleghi. Guarda, abbiamo avuto un'esperienza diretta in questi mesi attraverso la sovraesposizione mediatica di virologi, epidemiologi, immunologi, medici, i quali si è realizzato veramente un esercizio sociale che è molto interessante osservare. È successo sui mezzi di comunicazione di massa quello che normalmente succede sulle riviste specializzate e nei convegni scientifici. Gran parte dell'opinione pubblica adesso addita gli scienziati come quelli che non si mettono mai d'accordo, ognuno vuole dire la sua, che litigano, che hanno posizioni diverse, desiderio di protagonismo, eccetera eccetera. Ora, che qualche volta ci sia un po' di desiderio di protagonismo è, come dire, un po' anche insito nella natura umana.
e lo dobbiamo tollerare, lo dobbiamo sopportare. Ma quello che è importante sottolineare, ed è il motivo, ed è una cosa a cui tengo molto, è far capire alla gente che quello che loro hanno percepito come scienziati litigiosi, una certa litigiosità tra gli scienziati, l'incapacità di mettersi d'accordo, è la modalità normale con cui procede l'avanzamento scientifico quando ci si trova di fronte ad un problema nuovo, per non dire nuovissimo, come quello rappresentato dal SARS-CoV-2. Allora, è successo, ed è una cosa che succede normalmente, solo che normalmente gli scienziati discutono, litigano in sedi a cui il grande pubblico non ha accesso, no? E alla quindi fine di questa discussione si arriva ad un consensus, si arriva ad una decisione collettiva frutto della partecipazione di tutti, anche di quelli che proponevano ipotesi sbagliate. Ecco, questo fenomeno che normalmente avviene nel chiuso dei laboratori o dei congressi scientifici, questa volta è avvenuto sulla pubblica piazza. E questo ha generato un po' di sconcerto, che è comprensibile, però fa parte della natura dell'avanzamento del progresso scientifico. Quindi, che chiaramente di fronte a una cosa così nuova, di cui i dati sono pochi, ancora troppo recenti, non c'è uno storico, non c'è una letteratura, no? Quindi chiaramente si sta costruendo il percorso della ricerca. Ecco, e vorrei concludere questa riflessione dicendo che anche questa fase, questo esperimento di divulgazione scientifica che è stato fatto da gennaio fino ad oggi, forse qualcosa ci ha insegnato, forse da questo anche noi, tra virgolette, scienziati, possiamo imparare qualcosa. Possiamo imparare che quando si parla con la gente è importante dare messaggi semplici, ma messaggi chiari. E io credo che alla fine, comunque, anche questo periodo abbia accresciuto nell'opinione pubblica la stima, la fiducia nella scienza, una fiducia che occorre sempre riporre, perché se ci pensiamo bene, la ricerca e la produzione di nuova conoscenza è lo strumento, è il modo con cui la nostra specie si è evoluta ed è migliorata nel corso dei 200.000 anni nei quali abbiamo abitato questo pianeta, ed è anche quando non ce ne accorgiamo, la nostra evoluzione è avvenuta attraverso la produzione di conoscenza che avviene attraverso l'attività di ricerca. Io non lo so se questo ha accresciuto la fiducia nella scienza e negli scienziati, perché secondo me alla prima fase di marzo, in cui c'era questa grande coesione, adesso segue una fase di scetticismo, di appunto questa litigiosità che appare in realtà effimera, che appare molto mass mediatica. Non lo so se poi le persone davvero comprendono il processo che il rettore ci spiegava, cioè che è una normale movimento di ricerca scientifica, e capiscono, cioè danno davvero l'importanza alla scienza. Ho paura che si tornerà indietro invece. Non lo so. Io però sono pessimista di natura. Però faccio un paio di esempi che mi fanno ben sperare. Il primo è il raddoppio o giù di lì del numero delle persone che hanno fatto il vaccino anti-influenzale in questa stagione. E il secondo, forse ancora più importante, sono le parole di coloro che direttamente o indirettamente sono stati vicini alla malattia, alla positività e soprattutto agli ospedali. La gratitudine dei pazienti nei confronti del personale ospedaliero, sanitario, di qualsiasi livello, dal primario all'infermiere o all'ultimo collaboratore, io credo che queste siano i dati, gli elementi, le evidenze più positive
e anche forse più così, che ci fanno ben sperare per il futuro. Lo spero anche io. Rettore, i vostri ricercatori stanno lavorando? Noi facemmo una conversazione in pieno lockdown, mi ricordo, quando tutto era chiuso, erano chiusi anche i laboratori di ricerca, e dicevamo che era un male per tutti, perché chiaramente le ricerche dovevano in qualche modo progredire e proseguire. Adesso com'è lo stato dell'arte dei ricercatori all'Università di Siena? Cioè, stanno continuando a lavorare nei limiti delle norme, ovviamente? No, la situazione è molto diversa dalla fase di lockdown rigido che abbiamo passato tra marzo, aprile e maggio. Adesso mi verrebbe da dire l'università è aperta, con l'eccezione delle lezioni in presenza, delle lezioni frontali in presenza, che sono state sospese in presenza, ma vengono svolte in via digitale, che sono state sospese dal DPCM del 3 novembre, verosimilmente per limitare i periodi di eccessivo assembramento, e soprattutto, penso a realtà anche diverse da Siena, soprattutto per abbassare il peso sul sistema dei trasporti. Certo, gli spostamenti in generale. Anche interni alle singole città, un problema che oggettivamente a Siena, per la conformazione della città, è meno sentito. Assolutamente. E tutto il resto sta andando avanti, i nostri laboratori, a cominciare dai dottorandi, dai tesisti, dagli stessi studenti che stanno completando il periodo di tesi, che possono andare nei laboratori e nelle biblioteche per terminare il loro periodo e quindi non avere ritardi rispetto al regolare completamento della propria carriera studentesca. Secondo lei è credibile l'idea di riaprire le lezioni in presenza dopo Natale, come per i licei? Sì, secondo me è molto credibile. È un obiettivo che, insomma, Noi siamo pronti. Noi siamo pronti. Noi eravamo già pronti a settembre e ci siamo fatti trovare pronti. Sì, quando ha riaperto l'università, esatto. Ricordiamo, per alcune settimane. Io credo, non è occorre dire che noi siamo pronti a riaprire, sembrerebbe quasi scommettere sul fatto che la curva si abbassi definitivamente e che questo ci possa far ritornare in una situazione di tranquillità. E non mi sento io di poter fare una previsione del genere, ma nemmeno di farla negativamente. Mi sento solo di poter dire, per il ruolo che occupo, nella posizione che ho, che se la curva dovesse abbassarsi e ci dovesse essere consentito di far tornare i ragazzi in classe, noi siamo pronti ad ospitare. Bene, Rettore, un'ultima cosa che non c'entra niente né con Bright né con i ricercatori e nemmeno un po' con l'università, ma siccome c'ho lei qui e bisogna che gliela chieda, sarà Barretta il nuovo direttore generale delle Scotte, visto che, ricordiamo al pubblico, la nomina del direttore generale, essendo le Scotte un'azienda ospedaliero universitaria, è fatta in consenso, diciamo, con il rettore dell'università. Quindi l'università c'entra molto anche sì, certo. Universitaria, che io sento come se fosse un pezzetto del mio ateneo, e sono molto orgoglioso di quello che è stato fatto in questi anni dal dottor Giovannini. Voglio cogliere anche questa occasione per ringraziarlo per quello che ha fatto in questi 3 anni, lui e tutto lo staff che con lui ha lavorato, a cominciare ovviamente dai medici e dal personale sanitario del nostro ospedale. Siamo in una fase di transizione, stiamo lavorando con il presidente Gianni per dare alle Scotte una guida altrettanto autorevole e competente come quella che ha avuto in questi 3 anni. Sono sicuro che la persona che sceglieremo e che comunicheremo, voglio dire, nei prossimi giorni, se non addirittura nelle prossime ore, sarà persona che saprà dare ulteriore slancio al nostro ospedale, che, non finirò mai di ripeterlo, a Siena ha un'importanza sociale diversa da quella che hanno gli ospedali, le aziende ospedaliere universitarie in altre città, specialmente quelle grandi, dove ci sono molti altri ospedali e molte altre cliniche. A Siena l'ospedale delle Scotte è l'ospedale della grande specialità, della grande specializzazione, degli interventi difficilissimi. Pensiamo all'esperienza fatta nell'assistenza a Zanardi, certo, fino alle cose minime, alle analisi del sangue, e questo rende l'ospedale delle Scotte l'ospedale della città. Quindi io mi sto preoccupando di far capire a chi sarà scelto,
a chi sarà nominato, che questo ospedale ha un significato per la nostra città molto importante, ed è un significato che occorre aver ben presente per fare un ottimo lavoro, come ha fatto il dottor Giovannini. Ciò detto, mi consentirai, per rispetto anche al mio interlocutore, cioè al governatore, di non rivelare, di non essere ufficiale, intanto sì, che non rilasceremo il comunicato ufficiale. Bene, allora lo aspetteremo nelle prossime ore, ormai credo che sia questione di ore, insomma, magari se arrivava un po' prima era anche meglio, diciamocela questa. Beh, fra noi. Hai ragione, però non dimentichiamoci che le elezioni regionali si sono svolte, cos'era, fine settembre? Sì, 20 di settembre, due mesi. Poi c'è stata una fase di politica anche un po' più lunga del normale nella composizione della giunta, nell'inizio dei lavori del Consiglio regionale, e non dimentichiamoci che la persona che sarà scelta da parte del rettore e del governatore, del presidente della regione, dovrà comunque superare il parere della Commissione Sanità del Consiglio regionale attraverso la Commissione, certo, Sanità, che si è costituita, dieci giorni fa, sì. Quindi i tempi inevitabilmente si sono allungati a causa dell'allungamento, cioè del posticipo delle elezioni e dell'allungamento della fase di, certo, cucitura, diciamo così, insomma. Esatto. Ecco, allora. Bene, sempre molto diplomatico il rettore nel suo ruolo, ci mancherebbe. Ah, va bene, grazie di essere stato con noi. L'appuntamento quindi con Bright Notte dei Ricercatori 27 e 28 di novembre sui canali social e internet dell'Università di Siena. Sì, permettimi di aggiungere. Prego. Ci sarà un'anteprima giovedì sera con Estrema Ratio, che un programma che noi abbiamo iniziato durante il lockdown, che parla di letteratura in senso lato, perché affronterà quest'anno un tema molto spinoso, il diritto alla vendetta, che si svolgerà giovedì sera, quindi in realtà gli eventi di Bright inizieranno il giovedì 26. Perfetto, grazie, noi ci saremo, grazie al rettore dell'Università di Siena Francesco Frati, buon lavoro, buona giornata, grazie di essere stato con noi. Grazie mille, grazie per l'invito. Arrivederci al rettore Frati, breve pausa, siamo in chiusura e poi torniamo. Buongiorno Siena, bentornati in diretta, siamo in chiusura, un po' in ritardo, ma con il rettore Frati c'erano tanti argomenti, insomma, da sviscerare, non solo la notte dei ricercatori, appuntamento appunto da giovedì sera online. Siamo però in chiusura, dicevamo, come sempre il lunedì, con la nostra pillola di storia, cultura e insomma appunto storia della città, affidata come sempre a Maura Martellucci. Accadde il lunedì. Oggi si parla di John Ruskin, poeta, scrittore e pittore celebre, che venne a Siena nel 1840, delle sue descrizioni della nostra città anche in paragone con Firenze. Io vi saluto con questa pillola, ringrazio Samu Piras in regia come sempre di là dal vetro, grazie a tutti voi di essere stati con noi e ci vediamo domani con un'altra puntata di Buongiorno Siena. Maura Martellucci, Accadde lunedì. Il 23 novembre, questa volta del 1840, John Ruskin nasce a Londra nel 1819 e muore nel 1900, è stato un grande scrittore, è stato un pittore, è stato un poeta, è stato un critico d'arte. Dicevo, il 23 novembre del 1840 John Ruskin è a Siena per una tappa, scrive lui stesso, di un risanatore Grand Tour, perché sono malaticcio e soffocato dalle premure dei genitori, e poi vi spiegherò perché questa frase. Siamo alla metà dell'Ottocento, è l'epoca dei grandi viaggi alla scoperta delle bellezze europee e italiane. Ruskin in questa data, lui è giovanissimo, scrive la prima pagina, potrei dire quasi fatale, sulla nostra città, e ve la leggo. Lui scrive:
Sono lieto di lasciare la scialba a Firenze. Siamo giunti a Siena con un sole radioso, ma un vento pungente mi ha procurato mal di capo nei 10 minuti impiegati per percorrere velocemente la strada che conduce alla cattedrale. Questa città vale 50 volte Firenze. Le costruzioni sono più ampie e solide ed hanno in generale una grande quantità di finestre a trifora veneziane. La piazza è imponente, con una fontana scolpita in maniera delicata in marmo bianco. Da un lato della piazza mura arabescate, una torre si erge ad un'altezza vertiginosa come quella di Vicenza, contro le nubi purpure ad oriente. Raschi ha 21 anni ed è precoce nel suo sentire di scrittore, anche se si sente un pochino a tratti il suo scrivere acerbo. È la visione di una Siena invernale, una Siena particolare, ventosa, ostile, come quella di questi giorni. Però lui non la sente ostile. Che fa parte di una trappa del Grand Tour ce lo dimostrano i paragoni che fa, ad esempio, con Venezia oppure con Vicenza, che evidentemente ha già visitato. La sua contrapposizione determinata a Firenze è uno dei topoi che contribuiranno a fissare la leggenda di Siena come città isolata e contemplativa, comunitaria ed essenziale, lontana dai fasti antichi come dalle moderne industrie, dalla razionalità della politica signorile. Ruskin dice ancora, lasciando Siena, è come se si voltasse in questa descrizione e la vede come un miraggio lontano che si innalza su una collina contro un cielo pulito dal vento, proprio come una di quelle raffigurazioni di Siena che ha visto nelle pitture medievali, quella Siena tenuta in mano dai santi sopra un vassoio, avvolta in un mantello protettivo, un mantello prezioso ricoperto di gemme pregiate. È il 1840, è il primo viaggio che John Ruskin fa in Italia. Viaggia, come appunto abbiamo detto, con i genitori. Viaggia attraverso la Francia e poi viaggia in Italia. Di questo viaggio è stato pubblicato in italiano il diario, che è estrapolato dal diario più ampio che lui tiene dal 1836 al 1874. Farà un nuovo viaggio in Italia 5 anni dopo, nel 1845, questa volta da solo, e visiterà soprattutto la Toscana. Si occuperà delle arti figurative, si innamorerà del gotico, si innamorerà del romanico e sul piano della sua creatività personale è questo l'anno delle sue migliori realizzazioni, soprattutto ad acquerello, e anche di Siena ce ne ha lasciati di bellissimi, quindi vi consiglio di leggere il diario di Ruskin e di guardare le sue bellissime opere d'arte che riproducono una Siena che sembra quasi fuori dal tempo, magica, lontana, meravigliosa.